Allora, buongiorno, oggi faccio una recensione al volo di una cantina che è da un po' che voglio fare la recensione, che ho comprato il video e la rimandavo sempre, ma rischio che dopo mi scordo. È la cantina dei Colli Ripani, se qualcuno si chiede perché ho le labbra che sembra che ho il rossetto fuori dai bordi e una macchia sul collo, sto avendo una reazione allergica a un medicinale che in teoria doveva curarmi un piccolo fungo e mi sta creando invece più problemi di quelli che doveva risolvere. E vabbè, quindi non c'ho il rossetto, sono semplicemente molto infiammata. Stavo guardando il loro sito perché non mi ricordo di preciso il paese. Allora, c'hanno un bel sito, ma un po' casinato, no, un po' animato, che mi faceva confusione. Allora, loro si trovano a Ripatranzone. Ripatranzone è in provincia Ascoli Piceno, quindi la zona più a sud delle Marche. Ma io ce l'ho comodamente a Porto Recanati perché loro hanno un negozio. Non so se solo qua a Porto Recanati o anche in altre cittadine, ma mi sa che neanche in altre cittadine. Volevo vederlo per dirvelo. Punti vendita, ecco. I punti vendita stanno a Ripatranzone, Macerata, Porto d'Ascoli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, una miseria, dappertutto è andato. San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, Centobuchi, il nome del cazzo, Senigallia, tutti rispetto perché vive a Centobuchi, bisogna sempre dirlo, Porto Recanati, Pesaro, quindi sono diversi punti vendita. Pesaro sta sul corso, non ci si può sbagliare, verso la fine del corso. La fine, chi è turista non capisce giustamente l'inizio e la fine, per chi è della zona l'inizio del corso dove c'è la piazza col castello e la fine, quindi il lato opposto. E c'è un negozio di loro, quindi è un negozio monomarca, vedete c'è scritto Colli Ripani. Diciamo, la base della loro grafica è questa. Ho preso una tesserina che è per gli sconti, se la compili dall'indirizzo mail ti fanno 15% di sconto. Quindi anche diversi dei vini loro hanno sto divisione che dovrebbe essere il concept, la cartina del territorio, sì, se non sbaglio era quella. Cioè hanno preso la cartina, quella non la cartina, quelle che usiamo noi per andare in giro, le cartine quelle tecniche del territorio dove c'hanno i vigneti, e da lì ci hanno fatto il concept della grafica, che non è male. Perché lo voglio consigliare? Vabbè, a parte perché ho avuto tre bottiglie di loro e tutte mi hanno soddisfatto. Mi hanno soddisfatto dal lato gusto, dal lato prezzo. Io non sono sicuramente un'esperta di vini, per essere esperti di vini ci vogliono tante, 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 tante prove di vini buoni. Io ho fatto il corso del sommelier primo livello e lì mi sono fermata. Ma è come se non l'avessi fatto ormai a distanza di tempo, perché il vino, come altre passioni del genere, c'ha bisogno dei soldi, dei tanti soldi. Cioè, se tu vai a comprare il vino del supermercato, per quanto tu abbia le capacità tecniche per analizzarlo, non ci sono profumi, non c'è gusto, sono vini molto molto piatti, quindi non t'alleni, non alleni le tue capacità di degustatore, degustatrice, nel caso mio. E ci vuole, insomma, anche la possibilità di andarsi a comprare vini di una certa qualità. Quindi non do assolutamente un parere tecnico, perché sì, sicuramente è un ottimo vino, non è assolutamente come quello del supermercato che 2 giorni lo apri e nonostante usi il tappo, quello che aspira l'aria se nasci liscio, insomma, delle cose tremende, o magari fa schifo già appena lo apri. Ma vedo che la gente ci fa poco caso, dopo che il vino ha dato quella leggera euforia, manda giù tutto. Invece quello dei Colli Ripani sono ottimi vini, abbiamo provato noi e mio compagno un rosso un po' invecchiato, se non mi ricordo il nome, ma ve lo dico pure, c'è qua lo shop. L'ultimo era quello, diciamo, un po' fascia bassa, volevo vedere come si comportavano sulla fascia, diciamo, quella di consumo, così, diciamo, per tutti i giorni. Vini rossi, eccolo qua.
Rupe, allora io quello che ho provato invecchiato era rupe. E bollicine avevamo provato, sì, se non sbaglio, un spumante passerina. E poi adesso non me lo ricordo, comunque c'è davanti il disegno del cavallo, che si rifà al cavallo del fuoco di Ribatranzone, sempre tutte le cose grafiche legate al territorio. Ed è il vino, diciamo, quello, mi sembra GT, grosso piceno, se non sbaglio. I prezzi sono veramente contenuti e va bene così. Se, adesso non mi ricordo il preciso, ma mi sembra che avevamo pagato su 3,90 il vino quello base e quello invecchiato 5 euro e qualcosa. C'hanno la lina biologico, insomma, c'hanno diversi prodotti da offrire oltre a qualche prodotto collaterale come il miele e cose del genere. Però insomma, loro, il grosso del loro business è quello che sanno fare il vino. È una cooperativa, di quello che ho capito, se ho ben capito, adesso non mi metto certo a leggere il sito, ma perché c'ero andata la prima volta che l'ho scoperti, quindi adesso non ho studiato per il video, l'ho fatto così al volo e mi sembra che era una cooperativa. Sono presenti in diversi punti, come vi dicevo, quindi a seconda dove uno si trova nelle regioni Marche è riuscito a trovarli e fanno secondo me cose di ottima qualità a un prezzo onestissimo. E questo, insomma, più di questo, cosa si vuole? Se può chiedere a chi fa, a chi ha una cantina. E c'hanno pure queste cose un po' accattivanti, che visto il prezzo sembra quasi una cattiveria, andai a chiedere pure uno sconto del 15% sopra ai prodotti che c'hanno. E portano avanti i vini del territorio loro, quindi non trovate di tutto, ma è giusto che sia così perché loro fanno il vino di loro, il Rosso Piceno, il Passerina, l'Offida, eccetera. E niente, ve li volevo consigliare perché veramente prodotto ottimo. Era da tanto che cercavamo con mio compagno, come l'altra volta con il caseificio, un posto dove andare a comprare vino buono, ma che non costasse oltre una certa cifra per poterlo prendere un po' più spesso, cioè, perché quello del supermercato ci ha definitivamente stufato. Provi anche quelli un pochetto meglio ed è una delusione quasi sempre certa, e tanto che io mi limito a comprare la birra al supermercato, che fa schifo uguale, parliamoci chiaro, è quella, diciamo, industriale, però mi fa meno caso, va giù meglio. E questo qua di pani, le porto dei canati, che poi le solite cose uno ci passa sempre davanti e non si ferma, invece ci è piaciuto molto, quindi ogni tanto ci andiamo a prendere una bottiglia e adesso piano piano ci proveremo tutti i prodotti, però ve li consiglio. E niente, io vado a cercare pure a me sto sfogo tremendo, che penso che dovrò solo aspettare che passo da solo, e ci vediamo al prossimo video, allora, alla prossima recensione. Ciao!